Siamo qua a distribuire Macedonia proprio a testimoniare che siamo vicini, che almeno stiamo auspicando a una fine, insomma. Domani si vota, se non sbaglio, il bilancio di rendiconto. Speriamo che lì, con i recenti anche passaggi parlamentari che sono avvenuti dal Popolo della Libertà, possa cadere questo governo per poi andare al voto il più presto possibile. Alle 4 e mezza. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. Che Dio illumini, io dico adesso a questo punto a Berlusconi, è che veramente Berlusconi sia lui a facilitare un cambio di guardia e a cercare di fare quello che noi chiediamo ormai da anni. Noi sono 2 o 3 anni che gli chiediamo, che da solo non può farcela, che c'è bisogno di tutti per andare avanti. Come dicevo prima, non solo delle forze politiche, ma anche di chi vive il mondo vero, no? Che chi sta in mezzo alla gente, di coinvolgerli per uscire fuori da questa situazione. Quindi io mi auguro che veramente quel titolo Berlusconi lo faccia proprio. In these hours, Italian Prime Minister is testing the ground as a general does before the battles. And rumors of his resignment were diffused by his people connected with him. Of course, there is a link between political instability and market instability. Of course, I don't think that the politics have to follow the markets, but in this case we have to defend the euro and we to defend our nation. So it would be better to have a government capable to take the decision and to govern. This, until we have not exactly this result, the situation will be a little bit moved.